cordiale buonasera con il grande appuntamento del venerdì sera del calcio femminile di Serie D. Tanzio Lavinio torna a giocare sul campo di casa questa sera ospitando la Nuova Phoenix per la seconda giornata del campionato provinciale. Pronto Tanzio Lavinio che attacca da sinistra verso destra, parte in questi istanti il match. Gara. Con la numero 10 poi parte il tiro, una puntata direttamente fuori sul fondo, la parte centrale, Todisco, adesso lo scambio con Mastro Francesco, la possibilità, deve lottare contro Petracca, alla meglio proprio lei, ecco la possibilità, la palla messa in mezzo, non ci arriva per un poco Mastro Francesco, questa palla rimessa in gioco, Coletta, Aiello viene avanti, il tiro è in spaccata, Troiani con l'uscita di Lo Schiavo in mezzo alla difesa, manca un punto chiaro di riferimento, Mastro Francesco, il gol che porta in vantaggio, parte la rincorsa, Aiello e c'è la rete, il raddoppio di Aiello, Mastro Francesco ricomincia indietro con Coletta, Aiello si accentra, il tiro si salva Fenix con questa parata di Troiani, Coletta in mezzo, Mantese, c'è l'autorete da parte di Fatuzzo, Ruzza, la possibilità per il gol e stavolta Todisco è pronta a mettere la palla in fondo alla rete. No, poi anche il fatto che è stato fermo e c'è il gol ancora Anzio Lavinio, quinta rete a scattone, arriva il gol, bello il gol di Lo Schiavo, la sua avversaria, Lo Schiavo, scattone, il diagonale, e c'è Iavarone, qualche occasione pulita, scattone, il tiro, c'è il gol, scattone, la possibilità con Mastro Francesco, il gol, la doppietta personale in questa gara per Mastro Francesco. Aiello adesso, lancio lungo, Mastro Francesco, la palla messa in mezzo, Vattone, gol e 7-2, Mastro Francesco, Vattone se ne va da sola, si defila, Mastro Francesco, il tris personale di questo confronto, Aiello, piruetta su se stessa, guadagna la sfera, ci prova dalla lunga distanza, arriva invece il fischio finale, triplice fischio e Lanzio Lavinio batte la Nuova Phoenix 8-2.